A conclusione di questo discorso, i veri morti ci sono stati nel processo cosiddetto di accorpamento del Regno delle Due Sicilie, ma sono morti che sono avvenuti primo a Gaeta, ne hanno uccisi di più di quanto hanno detto. 4.500 morti, più o meno. E tutti di civili! Civili, perché hanno bombardato, non è vero che hanno bombardato il forte, hanno bombardato il paese, sì, il porto. Indiscriminatamente. E poi tutti quei poveracci che sono stati fatti prigionieri e sono stati mandati a morire di fame, di stenti e di freddo e in un certo posto del Piemonte. Le finestrelle. Esattamente. E con questo vorrei chiudere. Invece c'è stata un'altra cosa che mi andava di leggere, perché è comprensivo di una certa modo e di una certa mentalità esplicata da questi personaggi che ritengono di avere il diritto di trattare gli altri come stronzi. Lo prendiamo da un simpatico libretto di cui consigliamo la lettura. Questa è lettera del maestro Giovanni Cantrifusore al maestro Ortvino Grazio. Saluti cordiali, venerabile messer maestro, con ciò sia che... Non maestri elementari, ma venerabili maestri, che è diverso. Con ciò sia che, spesse volte scambiamo tra noi certe facezie e non curando voi se alcuno vi dica una fola, siccome io intendo fare, così non temo che voi pigliate in mala parte che io vi scriva una baia, perché anche voi lo fate. Fine 700, inizio 800. No, questo prima, molto prima. Allora fine 600. E questa è la scrittura che si vede. Sì, fine 600, infatti. Ma non è fino 400. No. Te dico. E so che ne riderete, essendo cosa da far stupore. Ripeto, leggo queste storielle perché sono storielle, fanno vedere qual è esattamente la mentalità di certa gente, che c'è sempre stata. Basta che acquisti una posizione di potere e ritieni di poter fare quello che vuoi. Or non è molto, fu qui un frate dell'ordine dei predicatori, assai profondo in teologia e speculativo, ed aveva anche molti fautori. Si chiamava Messer Giorgio, era stato in Halle, donde venne qui e per 6 mesi predicò in Halle? Halle con l'H davanti, Halle. Ah, è una città della Germania, sì, centrale, mi pare. Predicò bene, riprendendone nei suoi sermoni le genti tutte, fino anche il principe e i suoi vassalli. Ma alla tavola era buon compagno e ridevole, e con gli altri beveva al mezzo boccale e anche all'ultimo. Hai ragione, allora è del inizio 1500. Non di meno, ogni volta che con noi la sera aveva bevuto, la mattina di poi predicava sopra di noi, dicendo: soldi maestri in questa università che tutta notte con loro soci bevono e sollazzansi e scambiansi facezie. Bello! Sicché dove dovrebbero correggere gli altri sono essi i primi a peccare. Cazzo, è meglio del Savonarola. Savonarola non faceva quello che faceva questo. Certo, ma apposta l'ho detto. Dai, vede, ci hanno ricavato anche da queste lettere qui, che sono veramente interessanti. Troppo belle. Anche dei bei film italiani di quella serie. Comici. Comici. Sì. Ebbene, spesso mi fece vergognare questo qui che mi predicava, professore e studente dell'università. Onde mi adirai e pensai al modo di vendicarmi di lui, ma io non sapevo come lo potessi fare. E una volta un uomo mi disse che la notte... Ha preso dal boccaccio. Beh, certo, sono tutte storie di quel tipo, sì, chiaro. No, ma chi ha preso questo è vero, eh? Sì, sì, però voglio dire, è una base delle novelle del Boccaccio. La verità della vita è questa, certo, certo. Maledetti cionzoni, noi parliamo dei magistrati oggi, all'epoca erano i predicatori, la stessa razza, poi i preti di oggi sono... C'hanno sempre del melino addosso. Sì, sì. Qualcosa. Io conto, tu non conti un cazzo. E una volta un uomo mi disse che la notte quello predicatore, se
se ne andava a una sua femmina e la cavalcava e si giaceva con lei. Questo inteso, presi con me certi compagni del collegio, e intorno all'ora decima andammo a quella casa e vi entrammo a forza. Allora quel monaco volle fuggire, ma non ebbe tempo di pigliare le vesti sue, sicché nudo saltò dalla finestra. Ed intanto ne risi che tutto mi sarei scompisciato e gli gridai: messer predicatore, avete lasciato il pontificale. E i compagni miei di fuori lo gittarono nella lordura e nell'acqua. Io però li chetai dicendo che avessero... La lordura era la merda che buttavano nei vicoli, buttavano nei vicoli, certo. Io però li chetai dicendo che avessero moderazione. Non di meno mi unì a loro che tutti calcammo la donna. Troppo bello. In tal modo feci vendetta di quel monaco, il quale da allora non predicò più sopra di me. Ma pregovi di non riferirlo ad altri, perché i frati predicatori ora stanno dalla parte vostra contro il dottor Reuchlin e difendono la Chiesa. Ah, quindi parliamo della Germania allora qua. Sì, ma sì, certo, perché se veniva da... Ma pensavo che era un predicatore. Ma può essere stato l'università di Pavia, di Padova, questa roba qua, o Bologna. E difendono la Chiesa e la fede cattolica contro i poeti secolari. Interessante questo, contro i poeti secolari, contro gli scrittori secolari. E veramente vorrei che quel monaco fosse d'un altro ordine, però che esso ordine è di tutti mirabilissimi. Scrivetemi ancora voi qualche piacevolezza e non abbiatevi rancore. Stato in salute di Wittenberga. Questo si chiamava di Wittenberga. E Wittenberga.